Allora, prego i consiglieri di riprendere posto, abbiamo già fatto la discussione, grazie. Allora, consigliere Giuliano, per favore. Allora, riprendiamo, scusate, consigliere Giuliano, consigliere Matrondola, per favore. Allora, riprendiamo la discussione degli emendamenti, se ho capito bene, il primo emendamento da sostitutivo diventa soppressivo, praticamente si chiede di togliere il termine abitabilità dal testo della risoluzione, giusto? Sì, esattamente. Primo. Allora, quindi metto in votazione. Prego. Scusate, ho sbagliato io perché diciamo, è stato presentato l'emendamento, non si è fatta la discussione. Prego, consigliere Vitrotti. No, solo per fare un punto di chiarezza. Allora, in realtà c'era stato un misunderstanding, come si dice. Allora, così si era pensato che questo termine di abitabilità fosse riferito a chissà quale manovra urbanistica si potesse manifestare dietro questa fantastica risoluzione, lontano da tutti noi era diciamo questo intento, e quindi l'abitabilità e la vivibilità erano ovviamente solo rivolte alle condizioni attuali degli abitanti del campo che ci vivono e che ci abitano, pertanto l'avevamo inserita in questa ottica qui. Tra l'altro la Commissione si è espressa con un parere favorevole già durante la fase di discussione e di approvazione della risoluzione, quindi il compromesso che c'è stato è di accogliere comunque la possibilità di cassare la frase, la parola abitabilità e lasciare comunque che vengano ripristinate adeguate condizioni igieniche e sanitarie di vivibilità dei residenti della Barbuta, anche perché è collegato alla parte risolutiva dove si chiede appunto un intervento per lo stesso motivo. Questo per quanto riguarda il primo emendamento. Grazie. Altri interventi? Ripeto, siamo nella discussione di tutti e tre gli emendamenti. Non ci sono altri interventi, allora passiamo alla votazione. Ci sono le dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione del primo emendamento, che ripeto, soppressivo. Praticamente toglie dal testo della risoluzione il termine, la parola abitabilità, il resto rimane tutto così com'è. Allora, chi è favorevole a questo emendamento? Facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. L'ho approvato all'unanimità. Passiamo alla dichiarazione di voto sul secondo emendamento, che rimane così com'è, è sostitutivo. Quindi ci sono dichiarazioni di voto su questo secondo emendamento? Scusate, ma il terzo emendamento è rimasto invariato, perché altrimenti se nel terzo emendamento parlate di chiusura, nel secondo parlate di superamento. E che vuol dire? Decidete. Siamo al secondo, consigliere Matrondola. Allora, secondo emendamento, ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Tutino, Diccelo tutti. Allora, volevo leggere un testo che qualcuno conosce come dichiarazione di voto della lista civica. Non amano l'acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno e latta nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riesco, è la dichiarazione di voto della lista civica.
è la dichiarazione di voto per cui chiede il superamento del campo. Consigliere, per favore, su. Prego. Posso, Presidente? Scusate. Quando per favore, siamo a dichiarazione di voto. Consigliere Madonna, siamo a dichiarazione di voto, per favore, su. Allora, consigliere, faccia la dichiarazione di voto. Prego. Ci sto provando. Scusate, per favore. Allora, consigliere Madonna, per favore. Consigliere Tutino, per favore. Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti, si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso cucina, dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10, tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti, molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina ma sovente davanti alle chiese, donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti, fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro, dicono che siano dediti al furto e se ostacolati violenti, le nostre donne evitano non solo, le nostre donne li evitano non solo perché poco attraenti e selvatici, ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o addirittura di attività criminali. Il testo è tratto da una relazione dell'Ispettorato per l'immigrazione del Congresso americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti dell'ottobre 1912. Questa è la dichiarazione di voto della lista civica. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto? Allora, gruppo politico, allora. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Al gruppo PD, consigliera Vitrotti, prego. No, era solo perché insomma, volevo fare un altro punto di chiarezza sul secondo emendamento. Lo accettiamo sottolineando il fatto, certo, per noi era diciamo, scontato avere tempi rapidi e certi, contestualmente diciamo, apprezziamo, parlo a nome della Commissione, insomma, spero che su questo non ci siano problemi. Sì, no, era una valutazione fatta dentro, però se non mi fate se non abbiamo discusso l'emendamento da qualche parte lo potrò anche dire. E era semplicemente per dire che i tempi rapidi e certi sono sì necessari proprio perché per la discussione che c'è stata su tutto l'atto, contestualmente avere dei ritorni su quanto si fa, quindi su quanto chiediamo nel risolve, sarebbe gradito anche ai lavori della Commissione in modo che tutto quello chiesto poi ha anche un feedback per noi necessario per coordinare i lavori dentro tutta la macchina amministrativa del municipio. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, 15 voti a favore, 4 contrari e un assenso, quindi l'emendamento è approvato. Passiamo al terzo emendamento. Presidente, scusi, prego. Sì, come avevamo anticipato nella pausa, ai presenti il terzo emendamento viene ritirato. Viene ritirato? Grazie. Sì. Va bene? Tutti e due firmatari? D'accordo, d'accordo, va bene, ritirato. Allora, passiamo adesso alla dichiarazione di voto sul testo della risoluzione. Come no? Come non va? Chi ha ritirato? Ha ritirato? È ritirato, non deve motivare perché lo ritira, così è la Madonna. Allora, passiamo alla dichiarazione di voto della risoluzione. Ci sono dichiarazioni di voto, consigliere Lozzi, prego. Per
Noi naturalmente come Movimento 5 Stelle votiamo favorevoli e approfitto dell'occasione per ricordare alla Presidente, visto che siamo in tema, che attendiamo la risposta all'interrogazione sul progetto Leroy Merlin La Barbuta. Grazie. Grazie consigliera Lozzi. Altre dichiarazioni di voto? Sulla risoluzione. Consigliere Giuliano, Fratelli d'Italia, prego. Allora, grazie Presidente. Quindi, nel dire ovviamente che Fratelli d'Italia è in disaccordo su questa risoluzione per i motivi prima espressi, nonostante gli emendamenti che poi possono aver specificato alcuni passaggi, però e anche in funzione adesso all'intervento della collega, io vorrei sfruttare la presenza della Presidente Fantino, perché su questo argomento innanzitutto abbiamo recepito che ha fatto un incontro quindi importante e sarebbe interessante saperne i contenuti e i risultati, anche per mettere poi in relazione anche il lavoro effettuato dalla Commissione, però io volevo porle alla Presidente e quindi all'Aula tutta un passaggio politico. Nella diciamo, contestazione che a lei è stata rivolta dalla sua maggioranza, quindi dagli azionisti di maggioranza, uno dei problemi era quello che lei non ha fatto nulla per La Barbuta. Le è stato diciamo, messo in evidenza questo problema. Allora, è stato degli attacchi politici da parte della sua maggioranza. Non parla del progetto, Presidente Fantino, non parla del progetto di Leroy Merlin. Quindi nel superare il campo, come lei ha detto prima, quindi siamo, no? Siete d'accordo nel superamento dei campi, ovviamente è superato anche questo progetto, immagino. Quindi alla richiesta della collega Lozzi che dice deve rispondere all'interrogazione, penso che questo sia il momento anche per dire che se parliamo di superamento del campo, ok, quindi è superato anche qualunque altro tipo di progetto su quel campo. Quindi mi sembra una risposta, anche se non l'ha data, affermativa. Poi se vuole dire qualcosa di contrario ha l'opportunità di farlo. Quindi Fratelli d'Italia ovviamente è contrario. Giulia. Allora, altre dichiarazioni di voto? Consigliera Ritrotti per il gruppo PD. Sì, il Partito Democratico è ovviamente favorevole e non, diciamo, alcune cose non è che le ho proprio comprese, però siccome appunto ci sono al di là delle competenze del risolve diciamo quello che si può risolvere o meno, se ci sono dei temi che riguardano i cittadini e le cittadine del nostro municipio, a noi ci riguarda, ci interessa e quindi proponiamo perché si possano essere delle soluzioni da costruire insieme. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Raddaca, prego. Grazie Presidente, ovviamente voteremo favorevolmente a quest'atto per tutto il percorso che è stato fatto in commissione e al quale abbiamo partecipato, a volte con lievi differenti di vedute, come è normale che avvenga in politica, ma apprezzando anche il lavoro di sintesi e di mediazione che è stato fatto proprio in commissione ed anche oggi in consiglio, accogliendo alcune nostre osservazioni. Mi permetto solo di aggiungere che molte cose sono state qui dette oggi, insomma, ovviamente fanno riflettere e ci fanno riflettere, però insomma, se la questione, la realtà dei campi attrezzati, dei cosiddetti campi nomadi, è una realtà solo italiana, è evidente che ci sono altre modalità ed altre soluzioni, perché altrimenti si pone l'attenzione sul punto sbagliato. Facciamo con una barzelletta di quello che si toccava in tutte le parti del corpo e gli facevano male, era convinto dei problemi dappertutto, alla fine aveva una frattura sul dito e era il dito che gli faceva male. Quindi bisogna capire dov'è il problema. Se siamo l'unico paese che ha affrontato la situazione con i campi che si sono rivelati evidentemente inefficaci e assolutamente inopportuni per il superamento, l'integrazione e una, come dire, situazioni di uguaglianza per tutti quelli che vivono regolarmente nel nostro paese, è evidente che i campi vanno superati ed è quello fondamentalmente che chiediamo oggi con quest'atto. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Laddaga. Consigliere Matronola per Forza Italia, prego. Allora, veloce. Cioè, come al solito si cerca di mischiare le carte, perché si parla di superamento. Dovete avere il coraggio di dire, come avete proposto nel terzo emendamento, chiusura dei campi. Invece avete mischiato nuovamente dicendo superamento. Quindi per superamento è superato anche il progetto Leroy Merlin, come gli ha chiesto Presidente il consigliere Giuliano, che le ha chiesto gentilmente di rispondere se è possibile, perché lei, quando io ho fatto il mio intervento, anche se è stato puerile, lo considero come pare, gli ho chiesto: Presidente, ma lei che cosa ci dice? Lei ha detto: le risponderò, ma non mi sembra che mi abbia dato delle risposte. No, ha dato delle risposte molto vaghe, si è allargata come al solito, molto diplomaticamente, giustamente, gli riconosco la sua diplomazia, il suo modo di sfuggire. Però questo è una dote che le riconosco. Però parlare sempre di superamento, quando il nodo cruciale effettivo è chiusura. Noi vogliamo chiudere i campi rom, li vogliamo chiudere, vogliamo integrare i rom, allora dobbiamo chiudere, non dobbiamo superarli, perché superare è una cosa grande. Chiusura, la parola si dice, vogliamo chiudere. Il consigliere Tutino, quando ha fatto la sua bella dichiarazione del secondo emendamento, che mi sembra più che una dichiarazione di guerra proprio a tutti quanti, ha parlato chiaro. Nel terzo emendamento parlava la definitiva chiusura. Perché dopo la definitiva chiusura è andata al superamento? Come si fa a votare una risoluzione che non vede neanche d'accordo una parte della maggioranza o quello che è rimasto della maggioranza? Perché uno che presenta un emendamento con la chiusura del campo rom e poi lo ritira dicendo superiamo, lascia un po' a pensare. Pertanto non c'è la volontà di risolvere il problema come è stato fatto per tanti anni. Per tanti anni non si è affrontato il problema, o si è affrontato in modo così superficiale. E anche adesso, con questa risoluzione che la nostra Presidente sbandiererà davanti al Sindaco Marino, secondo Forza Italia non si risolverà alcunché. E lo dimostra il fatto, e ripeto, superamento dei campi rom significa superare il progetto anche delle Leroy Merlin a sto punto, perché andrà a finire così. Grazie. Pertanto il nostro voto sarà contrario. Grazie. Altri consigliere Benassi, prego. Sì, grazie Presidente. Dunque il voto di Sinistra Ecologia e Libertà sarà favorevole. Crediamo che la Commissione abbia fatto un lavoro molto, molto articolato rispetto a questo atto. C'è stato anche un sopralluogo. Io credo che sia una cosa molto positiva, molto giusta questa, perché credo che non basti riempire un foglio di carta di parole per affrontare certe questioni, ma molto spesso c'è bisogno di vedere con i propri occhi di quello che si vuole tentare di risolvere. Grazie consigliere Benassi. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Allora, prima di passare alla votazione, la Presidente, come è stata chiamata in causa, su una cosa che ha poco a che fare con la risoluzione, le do la parola per 2 minuti per un chiarimento, perché mi sembra giusto che ci possa essere. Prego. Sì, allora, intanto scusate per la voce, perché è scesa ancora di più. Volevo chiarire una volta per tutte, anche con l'occasione, rispondendo in parte alla sollecitazione della consigliera Lozzi. La questione del progetto, ho chiamato progetto Leroy Merlin, in questo municipio non è stato mai presentato. Dunque noi ufficialmente in questo municipio non abbiamo avuto nessuna proposta e nessun deposito di nessuna proposta di progetto. Però io, siccome questo tipo di eventuali progetti esulano dalle nostre dirette competenze, ho scritto al gabinetto del sindaco per chiedere loro se c'è in Campidoglio è stato presentato un progetto nominato, e ormai parecchio fa, sarà anche 20 giorni fa, un mese. Ancora non mi è stato risposto nulla per iscritto, per questa ragione ho temporeggiato nel rispondere alla interrogazione del Movimento 5 Stelle.
però ho anche avuto occasione di parlare con l'assessore Cutini e ad esempio l'assessore Cutini, eppure lei, mi conferma che non ha ricevuto alcuna proposta di questo progetto. Stiamo aspettando la risposta del gabinetto del sindaco, che immagino riguarderà gli altri assessorati. Quando questa risposta mi perverrà, ovviamente la girerò alla consigliera Lozzi, ma per quanto riguarda il nostro municipio non abbiamo ricevuto alcuna proposta. Dopodiché vorrei solo precisare che il superamento non è una espressione coniata in questo municipio o in Italia, ma riguarda un'espressione coniata nell'Unione Europea e per quanto riguarda le strategie che per il superamento, per l'appunto, della condizione di campi dove vivono le comunità Rom, Sinti e Camminanti. Grazie. Grazie Presidente. Allora, passiamo adesso alla votazione. Allora, chi è favorevole alla proposta di risoluzione? Ma quale strategia? Scusate, stiamo votando. Consigliere Matrone e assessore Dallino. Consigliere Matrone, assessore, stiamo votando, per favore. Per favore. Consigliere Matrone, siamo in votazione. Scusate, per favore, per favore. Allora, chi è contrario? Scusate, per favore. Scusate, mettiamo in difficoltà la segretaria, per favore. Per piacere. Chi si astiene? Allora, 17 voti a favore. 4 contrari e una astenuta, consigliera Lanotte, quindi il testo è approvato. Torniamo adesso all'ordine, scusate, al primo punto dell'ordine del giorno, proposte di deliberazione per espressione parere sulla proposta in materia di gestione del rumore ambientale. Chi la presenta? Il Presidente della Commissione, consigliere Poli, prego. Per favore, consigliere Matronela. Stiamo mettendo in difficoltà, per favore. Allora, prego consigliere Poli. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. La proposta di deliberazione che ci perviene dall'amministrazione comunale è in realtà una proposta di deliberazione di iniziativa popolare giacente presso gli uffici centrali da lontano 2010. Ora ci viene sottoposta al vaglio dei municipi per l'acquisizione del nostro parere e la proposta è stata corredata da due pareri dell'amministrazione, uno favorevole del Dipartimento Attuazione Urbanistica, l'altro contrario dal Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde, in particolare dalla unità organizzativa Rilevazione Inquinamento Acustico. Considerata la delicatezza del tema, quindi proprio perché la proposta perviene da cittadini che hanno inteso sollecitare Roma Capitale all'adozione di un regolamento che regolamentasse appunto l'inquinamento acustico, abbiamo convocato in riunione i referenti del Dipartimento che hanno espresso questa
contrarietà, con un documento piuttosto articolato, quindi sono quattro pagine. Signore Poli, un attimo solo, per favore. Sì. Scusate però. Per favore. Diamo la possibilità al consigliere Poli di esporre l'argomento in maniera tranquilla, per favore, che tutti possiamo sentire. Prego, consigliere. Grazie. Abbiamo inteso, dicevo, convocare riunione i referenti dell'unità organizzativa che aveva stilato il parere contrario, affinché tutti i commissari avessero contezza della natura, della articolazione di questa contrarietà. Bene, i referenti del Dipartimento hanno confermato che tra gli obiettivi del Dipartimento c'è la pubblicazione, quindi la trasmissione alla Giunta Capitolina entro dicembre. Scusate, non è possibile, scusate però, per favore. Per favore, su, no, per favore, su. Prego, consigliere Poli. Grazie. Entro dicembre del corrente anno, di un testo, quindi da armonizzato con le innovazioni introdotte dalla normativa statale in materia di semplificazione, e che meglio chiarisce gli ambiti di competenza dei diversi dipartimenti. Gli stessi referenti hanno confermato, io stesso ho verificato tra le convocazioni delle assemblee permanenti capitoline, che anche la Commissione Ambiente... Per favore, su, scusate, consigliere Poli sta parlando, per favore. Che anche la Commissione Ambiente, la Commissione Capitolina Ambiente... ha inteso effettuare lo stesso passaggio, e alla riunione erano presenti anche i rappresentanti della proposta di deliberazione popolare, che hanno acquisito tutta questa serie di informazioni, e che l'ingegner Carali, in particolare il referente del Dipartimento che è venuto, ci ha trasferito in commissione. Abbiamo esaminato il testo e praticamente non abbiamo inteso, a parte che c'è anche preclusa questa possibilità perché le delibere di iniziativa popolare non vanno emendate, almeno non dai municipi, e abbiamo inteso dare in commissione un parere favorevole perché riteniamo che ci sia necessità per la nostra città, quindi per l'amministrazione comunale, di dotarsi di un regolamento che disciplini i fenomeni che vengono adesso affrontati con deliberazioni, con ordinanze del sindaco. Mi riferisco alle classiche attività per la movida. E siamo stati anche sollecitati da dei cittadini del nostro municipio, contigui al centro storico, che subiscono lo stesso disagio, per cui abbiamo inteso dare un parere favorevole, ovviamente vincolandolo nei termini regolarmente previsti, ad un adeguamento alla normativa statale che dal 2010 al 2014 è stata introdotta a livello nazionale, nonché al recepimento di quelle osservazioni di tipo tecnico che sono state fatte dal Dipartimento, per cui il lavoro della Commissione è stato piuttosto semplificato dalla presenza dell'autorevole del Dipartimento, e nonostante insomma questa loro illustrazione abbiamo inteso comunque dare un parere favorevole, quale segnale di incoraggiamento per l'amministrazione a produrre questo documento. D'altro canto, dal 2010 al 2014 questa proposta popolare è rimasta nei cassetti dell'amministrazione centrale, per cui riteniamo che sia importante che venga sia armonizzata nel senso che ho appena citato, ma che venga dato seguito a una volontà che perviene direttamente dal popolo. Grazie. Grazie consigliere Poli. Allora, apriamo la discussione. Ci sono richieste di intervento? Non ci sono. Consigliere Rozzi, prego. Noi logicamente come Movimento 5 Stelle appoggiamo e abbiamo anche noi dato parere favorevole a questa delibera di iniziativa popolare, pur consapevoli che è una proposta di regolamento incompleta, perché logicamente
il nostro parere favorevole sull'idea, l'iniziativa e il sollecito che questi cittadini fanno nei confronti dell'amministrazione per regolamentare una materia così importante. Logicamente, come ha già espresso il Presidente della Commissione Poli, è normale che questo regolamento dovrà recepire le nuove normative e limare tutte le contraddizioni anche di competenza che sono state rilevate dal Dipartimento Tutela Ambientale. Quindi il nostro parere favorevole è soprattutto per supportare la richiesta dei cittadini affinché l'amministrazione esca con un regolamento serio in materia. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lozzi. Altri interventi? Non ci sono. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Laddaca, lista civica Marina, per favore. Prego. Grazie Presidente, come lista civica voteremo favorevolmente, pur insomma con come dire, le osservazioni già rilevate sia dal Presidente che dalla collega Lozzi, ma intendiamo in questo modo come dire, premiare la volontà e l'attivazione di un gruppo di cittadini che hanno rilevato una carenza nell'ordinamento comunale ed hanno cercato di porvi rimedio, oppure insomma con alcuni limiti, con alcune inesattezze che andranno certamente sanati e risolti, ma è evidente che c'è una mancanza in questo senso nel territorio di Roma e quindi ci sembra giusto sollevare, cioè, accogliere la notazione fatta da questi cittadini e quindi votare favorevolmente a questa proposta. Grazie consigliere Lattaca. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Allora, non ci sono altre dichiarazioni di voto? Allora, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Allora, chi è contrario? Favorevole? Sì. Chi si astiene? Nessuno. Allora, 14 voti a favore, nessun contrario, nessun astenuto, il parere è approvato. Passiamo al secondo punto, proposta di deliberazione per espressione del parere sulla proposta 2089, approvazione del nuovo schema generale di convenzione urbanistica. Prego, consigliere Poli, Presidente della Commissione, presentarlo. Presidente, a tal proposito, chiedere 5 minuti di sospensione per entrare in merito a alcuni articoli importanti. Grazie. Facciamo prima la presentazione e poi sospendiamo. Grazie. Grazie Presidente, sì, più velocemente possibile. Lo schema di deliberazione che perviene all'attenzione del Municipio è l'iniziativa della Giunta Capitolina che ha predisposto il nuovo schema di convenzione urbanistica facendo riferimento alla delibera del Consiglio Comunale numero 84 del 1 ottobre del 2009. A quella deliberazione del 2009 la stessa Assemblea Capitolina, quindi la stessa Giunta Alemanno, ha posto dei correttivi approvando una deliberazione, la numero 70 del 22 novembre 2011, e meglio definendo, o cercando di meglio definire, i problemi che si erano incorsi nella redazione delle convenzioni urbanistiche in definizione per ciò che attiene il trasferimento al patrimonio capitolino delle aree interessate alla realizzazione delle opere pubbliche. In realtà questa deliberazione del 2011 trova anche fondamento, voglio dire, una visione nuova dell'adozione delle convenzioni, inquadrandole in un'ottica di mitigazione degli effetti della crisi, quindi per cercare attraverso uno strumento
come quello della convenzione urbanistica, di ricercare quelle flessibilità attuative per consentire all'iniziativa privata di poter essere d'impulso a una ripresa economica, al superamento quindi dell'attuale fase congiunturale. C'è da dire che anche la nuova amministrazione, la nuova consigliatura, con la delibera numero 91 del 2013 ha prorogato gli effetti della precedente, quindi della numero 70 del 2011, con un voto pressoché trasversale. Quasi tutti i consiglieri hanno approvato questa proroga di un anno che scade proprio a fine del mese. E con la nuova bozza, che cerca quindi di armonizzare, partendo dalla precedente, quindi dalla prima del 2009, con tutte le modificazioni che sono intervenute, e quindi armonizzare la materia per far sì, insomma, che si pervenga al raggiungimento dell'obiettivo del mitigamento della crisi economica. Non a caso la deliberazione numero 70 e anche la numero 91 inizia proprio con misure anticrisi. Quindi dobbiamo inquadrare anche questo provvedimento in quest'ottica. Nello specifico, la deliberazione che la Giunta ci pone all'attenzione conferma la possibilità della stipula della convenzione e quindi conferma al soggetto privato di intervenire sia per stralci funzionali o secondo percentuali di costo delle opere pubbliche. Questo è un concetto introdotto già dall'assessore Corsini, come detto, nel 2009, ed è stato ripreso in questa delibera. Lo schema di convenzione è relativo ad interventi di trasformazione urbanistica soggetti ai piani attuativi di iniziativa privata, e la convenzione, lo schema di convenzione prevede che sia un unico soggetto attuatore, ovvero un consorzio di società o di soggetti privati, che interferiscano e interloquiscano con l'amministrazione centrale. Il provvedimento tende a trasferire al soggetto attuatore tutti gli adempimenti proprio della stazione appaltante per gli adempimenti previsti dal decreto 163 del 2006 alle procedure di esproprio e al trasferimento già in fase di stipula della convenzione delle aree interessate sia alle opere di urbanizzazione che alle opere pubbliche da realizzare nell'intervento urbanistico. Altro fatto innovativo attiene al collaudo, è previsto che già in sede di stipula, quindi di sottoscrizione della convenzione, che il soggetto attuatore si impegni a sue spese e individuando professionisti abilitati e quindi iscritti ad albi alla redazione di un certificato provvisorio che consente all'amministrazione centrale di poterlo considerare definitivo allorquando non si proceda proprio al collaudo effettivo dell'opera. Questo per evitare ciò che anche nel nostro territorio si è verificato nel recente passato, che l'opera venga realizzata e non collaudata. Questo fatto ha impedito finora al Dipartimento Patrimonio di acquisire ai beni dell'amministrazione comunale opere realizzate con oneri a scomputo, quindi voglio dire con ripercussioni molto gravi per il nostro territorio. Gli esempi ce li abbiamo, per cui non li ripeto perché sono noti a tutti. Il provvedimento prevede anche delle garanzie, per cui il soggetto attuatore che si impegna e che sottoscrive la convenzione deve erogare, quindi deve trasmettere e trasferire all'amministrazione delle garanzie fideiussorie che devono essere autenticate da un notaio e che potranno essere anche bancarie. Quindi il punto 7 dell'articolo 25 chiarisce che l'amministrazione centrale può chiedere anche fideiussione bancaria sulla realizzazione delle opere. Per ciò che attiene la vigilanza,
il soggetto attuatore, ovvero il privato, ha l'obbligo di fornire un report trimestrale e l'unità organizzativa del Dipartimento Attuazione Urbanistica ha i compiti di vigilanza e nei casi più complessi ha l'onere di costituire una commissione di 3 componenti. La visione, quindi ripeto, il provvedimento si inquadra in quest'ottica di mitigare gli effetti della crisi, per cui volutamente l'amministrazione centrale non interviene con il responsabile unico del procedimento. Noi in commissione abbiamo registrato degli interventi, in particolare del collega Ciancio, che sollecitava la commissione a predisporre predisporsi per degli emendamenti o per richiedere che il testo prevedesse la figura del responsabile unico del procedimento della parte pubblica. Abbiamo visto anche con l'ausilio dell'architetto Silvestri, che è venuto anche ieri in commissione, che già nella deliberazione del 2009 le osservazioni che venivano estemporaneamente effettuate dai municipi, che chiedevano quindi la presenza pubblica durante queste fasi, sono state tutte quante osservate in maniera negativa ovviamente dal Dipartimento e poi dalla Giunta Capitolina, proprio perché è la scelta politica che è stata effettuata è proprio di trasferire al soggetto esterno ogni incombenza, trasferendone nel contempo anche ogni responsabilità. È una visione ovviamente che può essere, può destare anche delle opinioni diverse, ma è l'impostazione che la Giunta Capitolina ha inteso perseguire nell'ottica della continuità degli atti che partono, come vi ho detto, dal 2009. La Commissione ieri ha espresso un parere favorevole perché le precisazioni che l'architetto Silvestri ci ha dato durante la discussione a noi sono sembrate esaustive e quindi per questo motivo siamo andati a parere in quella modalità. Adesso non so, consigliere, collega Ciancio, che tipo di integrazioni vuole fare, io avrei concluso l'illustrazione, grazie. Grazie consigliere Poli. Allora, consigliere, no, consigliere Mazzola, un attimo. Un attimo. Consigliere Ciancio non ha chiesto la parola. Un attimo. Allora, consigliere Ciancio, prima della presentazione, a nome del gruppo PD ha chiesto di poter, ha chiesto la sospensione 5 minuti del consiglio per poter. Per cominciare la sospensione voglio prendere la parola. Per poter. Un attimo. Maria, oh. Consigliere Matronda, per favore, su. Allora, consigliere Ciancio, a nome del gruppo PD, ha chiesto la sospensione del consiglio di 5 minuti per chiarire anche quello con la commissione, presente con tutti i consiglieri, alcune cose riguardando questo parere. D'accordo? Io la sospensione l'accordo, però prima di sospendere il consiglio, la parola al consigliere Matronda. Ha illustrato molto bene questo parere, quello che è stato discusso in commissione, però, gentili utenti, gentile popolo, gentile tutti gentili qua, ascoltatori, non posso dire della Giunta, perché come vede, signor Presidente, i tavoli della Giunta e del Presidente dove stanno? Il consigliere Benassi, che è cascato nel tranello, chiedendo l'inversione dell'ordine del giorno perché gli ha chiesto il Presidente, guardi che cosa ha fatto, il Presidente ha discusso la barbuta e se n'è andato. Chi è che ha la competenza sull'urbanistica? Chi ce l'ha? Ce l'ha la Presidente Fantino? La Presidente Fantino in questo momento non essere presente. E come ha detto la Presidente Fantino che lei manda i suoi assessori, allora deve essere qui il Vicepresidente della Giunta. Invece questi tavoli vergognosamente sono vuoti. Quindi lei, signor Presidente, siccome una competenza che rientra nell'urbanistica e siccome la competenza è del Presidente della Giunta, della signora Susiana Maria Fantino e roba, eccetera, le chiedo gentilmente di convocare la Presidente Fantino, perché altrimenti io mi auguro che liberi.tv venga visto da tutti quanti, me lo auguro. Guardate, signori cittadini, questo tavolo com'è vuoto. Guardate, il Presidente Fantino deve stare qui in aula.
non può fare fare l'inversione dell'ordine del giorno chiamando un suo scudiero dicendo chiedi l'inversione dell'ordine del giorno e poi se ne va abbandonando l'aula. Non si può ammettere questo. Per favore, è una vergogna, è un'offesa all'interno del consiglio. Il consiglio per 10 minuti come richiesto da consigliere Sanzo e chiami il presidente. Se 10 minuti, sono passati doppi 10 minuti, credo che possiamo riprendere il consiglio, grazie. Allora, riprendiamo il consiglio e è aperta la discussione sulla presentazione del parere. Allora, chi vuole intervenire? Consigliere Ciancio, prego. Scusa. Grazie Presidente. Abbiamo discusso in merito alla convenzione. C'è qualche microfono acceso. Grazie Presidente. Abbiamo discusso in merito e io devo ribadire alcuni concetti fondamentali che noi stiamo trattando oggi l'aspetto più importante che riguarda il contratto che si stipula tra l'amministrazione comunale e i privati che si chiamano soggetti attuatori. Quindi io è inutile che discuto dell'opera prevalente da realizzare intorno a Morena o nell'ex municipio 9 o dappertutto nel territorio se la convenzione non ha gli articoli puntuali per realizzarle, poi gli impegni. Quindi proprio per questo noi riteniamo che alcune osservazioni nella proposta di delibera dovranno essere accolti e invertire sostanzialmente le modalità di esecuzione, perché sinora c'è poco da dire, qualcuno mi deve contraddire sul fatto che le cose siano andate bene. Potremmo essere soddisfatti e contenti se le cose in giro funzionassero, se non avessimo l'esempio di Appio Primo, è stato presentata la mozione, cioè lì sempre è d'accordo, se non avessimo il mercato Metronio, e lì abbiamo un altro problema, per tutte le opere pubbliche o si inverte il sistema e la direttiva perpetrata sinora, oppure noi andremo a un fallimento totale. Ma io capisco, queste piccole migliorie di osservazioni che contenute nella risoluzione dovranno essere valutate dal Campidoglio naturalmente, perché l'aula consiliare alla fine approverà il testo della convenzione. È difficile. Quindi i punti su cui io discuto sono essenzialmente le garanzie. Quali sono le garanzie per l'amministrazione affinché quelle opere vengano realizzate? Che cosa mette a garanzia un soggetto attuatore rispetto a un impegno a fare delle opere pubbliche? Ma un costruttore degli anni 50 garantiva una guaina per 50 anni. Oggi non può essere una garanzia del nulla, cioè sulla base di contenuti vuoti. Faccio l'esempio di una fiduzione assicurativa per via Alba Longa. Vuota, voleva dire che non c'erano i soldi per fare i danni che ha provocato, purtroppo devo dire, la ditta che è fallita, oppure ci sono stati altri problemi. Mica non c'è nella convenzione, Presidente, la fiduzione bancaria, c'è. All'articolo 25 c'è scritto, invece che dovrà, c'è scritto potrà, il verbo che io voglio cambiare nell'osservazione numero 3, che riguarda le fiduzioni. La fiduzione dovrà essere bancaria, garanzia e in favore della pubblica amministrazione, non potrà. Il potrà mette in condizione subito il soggetto attuatore di fare la seconda, non la prima, che è più facile, è meno costosa e quanto altro, non voglio dire. Per quanto riguarda l'osservazione 1 e 2, qui c'è la madre di tutto, perché voglio dire, potranno pure non inserire questo in un momento così difficile per le aziende, per le imprese che non hanno le garanzie, va bene, ma la prima e la seconda osservazione riguardano
chi è la stazione appaltante. Non possiamo delegare noi in toto al soggetto attuatore di fare tutto, cioè di l'iter del procedimento lo avvia un nominato della comparente privata. Questa è una cosa che va contro ogni direttiva europea. Nessuno mi può venire a dire che ci impongono dall'Europa di seguire questi iter, forse non saremo pronti ancora, però assolutamente, dico, le opere pubbliche, la responsabilità deve essere dalla stazione appaltante, che è l'ente comune di Roma. Quindi all'articolo 19, esecuzione delle opere pubbliche assunte dalla stazione appaltante, l'esecuzione dei lavori pubblici devono, in convenzione, avviene sotto la responsabilità dell'amministrazione di Roma Capitale in qualità di stazione appaltante, come fa per tutte le opere pubbliche. Ma è possibile che solamente quando facciamo opere in convenzione, perché c'è stato, come dire, un accordo che ha gratificato in modo puntuale e perfetto il soggetto attuatore, non ci vergogniamo di dirigere con l'INRUP un appalto, una gara? Assolutamente no. Quindi l'articolo 19 è l'osservazione numero 1. L'articolo 20, collaudo delle opere pubbliche. Chi lo deve fare il collaudo? Pensate che il soggetto attuatore nomina un collaudatore dell'opera? È vero che deve sempre risponderne penalmente, però è successo, ahimè. E quindi il collaudatore lo deve nominare l'amministrazione pubblica, garanzia di tutto, secondo i termini dei contratti pubblici normali. Questa è l'inversione di pensiero rispetto a questa convenzione, che di buono c'ha tanto, erano 34 quelli precedenti, adesso hanno inserito la trasparenza, la tracciabilità dei pagamenti. Quindi io non posso, perché magari non saranno accolte, questo se votare contro una delibera che arriva dalla Giunta, no, la voto, però propongo delle osservazioni. Naturalmente all'articolo 20 ci sono due punti, il 3 e il 4, che devono essere aboliti perché non hanno ragione di esistere più. Questo è quanto io consegno al tavolo della Presidenza. Questi non sono emendamenti, perché mi dicevano giustamente i colleghi consiglieri che non si possono emendare le delibere, ma questo lo sapevo, ma si possono osservare, fare delle osservazioni. Però contestualmente a ciò io chiedo quindi al Consiglio, chiedo di verificare le osservazioni fatte al PGTU, perché le due osservazioni fatte in aula e votata non risultano riportate dal Dipartimento in Campidoglio. Uno riguardava l'anello ferroviario e l'altro riguardava la velocità di scorrimento delle arterie principali, cioè via Tuscolana, via Appia e via Magna Grecia, che avevamo fatto due emendamenti per riportare a una velocità di scorrimento inferiore ai 70 km orari, come riportato nel PGTU. Siccome di tutte le osservazioni fatte in merito al PGTU sono state riportate sui giornali puntualmente, municipio per municipio, le osservazioni che avevano fatto, del municipio settimo non esiste traccia, a quel punto voglio sapere se noi abbiamo lavorato a vuoto oppure le nostre osservazioni sono riportate poi in riferimento alle posizioni del comune e dei dipartimenti. Grazie. Consigliere Ciancio, deve una cosa brevissima. Consigliere Ciancio, presenti queste, allora. Sono emendamenti alla nostra delibera. Sono osservazioni alla proposta di delibera del Campidoglio e emendamenti alla delibera nostra del municipio. Allora, intanto, mentre il direttore, diciamo, esamina
questi emendamenti alla nostra delibera, andiamo avanti con la discussione. Però non c'è chiaro se sono emendamenti o osservazioni, se possiamo avere proprio il testo così come lo viene formulato, come emendamenti o come osservazioni, perché chiaramente cambia un po' il senso, se appena possibile si può distribuire prima di votare, perché cambia un po' il senso. Per l'appunto. Se sono ammissibili. Queste sono? Ce ne sono tre. Questo è modificativo. No, allora, questo. Tutti aggiuntivi. Tutti aggiuntivi. La nostra è il vostro atto. Ogni osservazione poi modifica in qualche modo. Questo è l'articolo 25 e cambia questa parola qua. Questo modifica, cioè, natura della richiesta, articolo 19, articolo 20, e sopprime, non hanno più senso il 20, al punto 3 e 4. Allora, ripeto, andiamo avanti con la discussione, consigliere Tutino. Allora, andiamo avanti con la discussione. Chi vuole intervenire? Presidente, un'osservazione alle ultime parole che ha detto il consigliere Ciancio. Il consigliere Ciancio ha detto che ha saputo che al Dipartimento o al centro di Roma Capitale non sono arrivate delle delibere votate da questo Consiglio. Vorremmo chiedere al direttore o agli uffici, e così ce lo spiegano a tutti noi. Consigliere Matronola, scusi, vuole seguire? Penso che possa, visto che lei ha fatto un'osservazione grave prima, no? Si lamentava che la Presidente non è in aula, e se probabilmente era in aula la Presidente, ci rispondeva. E perciò la mia preghiera a lei, Presidente. Però scusate, qui il direttore, sto dicendo una cosa molto, richiederei la sua collaborazione. Il consigliere Ciancio ci ha detto, direttore, che al Dipartimento non sono arrivati dei pareri espressi da questo Consiglio, quando invece gli altri municipi sono arrivati gli stessi pareri. Sono stato chiaro? Allora, noi ogni volta che esprimiamo un parere e tutti i municipi esprimono un parere, in questo caso questo municipio al Dipartimento di competenza il parere non è arrivato. Allora mi domando e dico, è stato stracciato, è stato perso, non è stato mandato, come funziona? Ce lo spiega questo Consiglio come accidenti funziona, perché il municipio sesto, quinto, nono, dodicesimo è arrivato e questo benedetto settimo non è arrivato il parere? Allora è un problema degli uffici, è un problema che qualcuno si è tenuto nel cassetto il parere, pensar male è peccato ma ci si indovina sempre. A tutto questo ammaladambe che stamattina pregherei il consigliere Ciancio di trasformare questi documenti che ha presentato questa mattina, di presentarli come ordini del giorno collegato al parere, almeno se gli uffici mi supportano, se la mia memoria non è ormai alla frutta, che ha un peso un po' più importante, perché quello che dice il consigliere Ciancio in questa presentazione che ha fatto, dice attenzione, non possiamo, perché lo Stato, la parola Stato che ormai non serve a niente, sembra che è una cosa così, ma io ancora ritengo che il Comune di Roma, che la Regione Lazio, che lo Stato, che il Ministero, che regge il Ministero, ha un peso politico. Io mi fido di Ciarrapico, di Caltagirone, non mi fido, per me preferisco parlare con il direttore del municipio, che sarà pure brutto, sarà pure antipatico, però segue la norma e non ci tradisce. A me, di uno che ha interessi personali su una cosa, mi puzza. Grazie. È successo per dare, con l'avvento della consigliera Alemanno, non perché Alemanno, la giunta Alemanno, siano stati dei geni, ma comunque sia si è affrontato questo capitolo, e l'assessore Corsini, che non era un uomo di partito ma un uomo di istituzione, avendo percepito dalla stessa parte politica che oggi intende cambiare questo, quindi tra tutte le varie critiche che erano arrivate
no? Perché comunque chiunque faceva come gli pare su Roma, va bene, per essere un po' più diretto, dice benissimo, allora mettiamo fine a questo scempio. Quindi che significa? Facciamo una nuova convenzione, che è quella del 2009, va bene? Dove diciamo basta a interpretazioni, basta a fasi diverse una dall'altra, privato, poi opera pubblica, prima opera pubblica, poi privato. Bene, facciamo una cosa, scriviamo una convenzione chiara dove si evidenzia che tutte le opere pubbliche devono essere effettuate prima dell'inizio dell'opera privata. Cerco di essere abbastanza chiaro, perché poi nei tecnicismi uno ci si perde. Bene, 2009, arriviamo al 2011. Perché arriviamo al 2011? Perché nel Comune di Roma, dal 2009 al 2011, non si è fatta nessuna convenzione. Non si è stipulata nessuna convenzione. Perché? Perché nel contesto della crisi economica che è sopraggiunta, nel contesto comunque di questa rigidità che bisognava mettere al riparo l'amministrazione comunale da dire basta che qualcuno non rispetta le convenzioni, bene, questa rigidità ha creato dei grossi problemi, sopraggiunti a quelli economici, ai soggetti attuatori, che si usa dire questa parola, ai soggetti attuatori che facevano dei progetti e presentavano delle proposte, perché comunque sia non avevano da parte degli istituti di credito, non avevano comunque le garanzie di poter avere la liquidità che sarebbe servita per poter comunque costruire, dovevano comunque investire dei soldi propri, talmente elevati in alcuni casi, di fare tutte le opere pubbliche. Ora, questo non è che sia sbagliato ovviamente di per sé, però era un problema che andava messo in evidenza, e la giunta comunale se ne è fatto carico nel 2011, il Consiglio Comunale nel 2011, a stragrande maggioranza di componenti di maggioranza e di opposizione, ha votato una sorta di delibera 70 transitoria in regime di crisi, per permettere comunque un mix tra quello che era prima totalmente negativo per le, diciamo per la città di Roma, che ha prodotto desivazioni, no, molto ibride, e mettere in equilibrio anche la stessa delibera del 2009 Corsini, che era comunque molto ingessata. Per cui è uscito fuori un mix dove, per cercare di garantire comunque sia le opere di urbanizzazione, va bene, quindi il piano investimento triennale delle opere pubbliche, perché questo poi, quando parliamo di opere urbanizzazione, vengono inserite tramite schede SAP, che vengono inserite nell'ufficio bilancio, poi vanno in commissione bilancio e vengono poi votate in consiglio, dove viene fatto un piano triennale delle opere pubbliche. Se sei inserito in quel piano triennale, tu hai l'ok da parte dell'amministrazione. Se non sei inserito, tu non puoi fare neanche la convenzione, perché la convenzione non è valida. Quindi una garanzia che l'amministrazione comunale si è sempre tenuta. Allora, che è successo? Dice, bene, allora facciamo un mix funzionale. Si può fare una percentuale di opere pubbliche in virtù, quindi la delibera 70 recita, in virtù di un 40%, così che il soggetto attuatore può iniziare a fare diciamo, il progetto, il comparto, quindi l'edificabilità del suo 40%. Dopodiché, quando tu hai finito, porti in comune l'autorizzazione di aver ultimato il 40%, di averlo fatto, di averlo prodotto, il comune ti svincola un ulteriore 40%, per cui dall'altra parte tu puoi continuare a fare l'altro 40% delle case, cosiddette case o strutture da costruire, cosicché poi rimane il 20% e il 20%. Questo regime transitorio è stato votato a stragrande maggioranza del Consiglio Comunale nel 2011, con valenza 24 mesi, perché a grande richiesta su Roma degli operatori del settore, che stava andando totalmente in crisi. Poi possiamo essere d'accordo o meno, ma questo è un altro ragionamento, se il settore deve stare in crisi o meno, ok? Ma questo è un altro aspetto. C'è un minuto, non mi date più, sennò chiedete qui, sennò cerchi di essere sto cercando di sintetico, no, un minuto ci provo, mi diamo accanto un minuto, ci provo di chiudere. Allora, poi che
successo, quindi un tempo di 24 mesi. Questi 24 mesi servivano poi per produrre qualcosa di diverso, in base anche al risultato, perché se poi neanche lì si facevano le convenzioni, è normale che anche quello strumento non sarebbe stato fondamentale. Non avendo avuto diciamo comunque il tempo per poter fare una nuova convenzione, si è deciso nel 2013 di fare un'ulteriore proroga fino al 21 novembre 2014, che scade in questi giorni, ok? Mantenendo il regime. Dopodiché, ovviamente, no, abbiamo questa nuova amministrazione che dice: bene, dobbiamo fare una nuova convenzione. Allora, questa nuova convenzione, no, che cosa porta? Porta il contratto tra privati e amministrazione comunale. Per esempio, come si diceva, l'Appio Primo è un accordo di programma, non rientra in questo schema di convenzione. Non intervengono nello schema di convenzione quindi gli accordi di programma, non intervengono i piani di zona, ci è stato detto chiaramente anche dai nostri dirigenti, non intervengono i print, perché loro avranno un procedimento fine a se stesso, sono degli strumenti urbanistici fine a se stessi. Quindi intervengono solo le opere private. Tutto quello che si è verificato di negativo ovviamente è precedente al 2009, quindi cambiare in queste osservazioni che sono state presentate a me mi lascia ovviamente un grande punto interrogativo, perché non capisco se si vuole alzare il prezzo politico all'interno delle proprie, della propria maggioranza, di chi, del proprio riferimento politico comunale, per dire: io ci sono sul pezzo e questa cosa la devi confrontare con me. Oppure, se capisco, perché non sono maligno, se capisco che invece è situazione propositiva, bene, se uno non è d'accordo su quello che è, deve bocciare la convenzione, perché ce l'abbiamo una che prevede la garanzia totale delle opere di urbanizzazione, quindi delle opere pubbliche, ce l'abbiamo già. Però vogliamo andare in linea su quello che è il regime transitorio e sulle difficoltà economiche in questo settore? Non è che l'abbiamo chiesto noi, Roma Capitale se ne è fatta carico, ci manda una delibera per cui noi analizziamo quello che ci scrive, e quello che ci scrive è quasi uguale a quello che era il regime transitorio. Le piccole differenze sono che invece di fare un unico lotto con cui il progetto unificato, che comprende opere di urbanizzazione e progetti, per cui tu devi fare un cronoprogramma dove vai a dire come, quando e perché mi farei questo nello schema di convenzione, ti dà anche la possibilità di farlo a stralci funzionali. Significa che tu, se devi fare 10 milioni di opere pubbliche, puoi fare 4-5 stralci funzionali e ogni stralcio deve essere funzionale all'importo che tu hai fatto, quindi si conclude quel blocco, quello stralcio, per cui diventa tutto ovviamente avallato e collaudato. Chiudo dicendo che l'altro elemento che porta questa in funzione di quello che era il regime transitorio è il collaudo temporaneo. Ora, la differenza che viene notata, che viene messa in evidenza dal collega che mi ha preceduto, è quello di dire che, no, c'è un po' di confusione fra soggetto attuatore, stazione appaltante e Comune di Roma. Sono tre soggetti diversi. Allora, il soggetto attuatore è quello che propone il progetto. La stazione appaltante è un altro soggetto, non è lo stesso, per legge non può essere lo stesso, è un altro soggetto, altri professionisti che prendono in mano il discorso delle opere pubbliche, fanno la gara, nominano un RUP, nominano il validatore, nominano il collaudatore e fanno tutto l'intervento. Questo intervento non è che lo tengono chiusi nel cassetto, lo portano all'amministrazione e comunque viene fatto un verbale, vengono fatte la conferenza dove vengono, diciamo, approvate o modificate le opere di urbanizzazione. C'è un progetto che deve essere presentato. Dopodiché, terzo soggetto è l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale si fa, penso che sia utile a tutti, penso. L'amministrazione comunale si fa carico poi di verificare quello che poi diventa. Ora, lo schema dalla 2009, ricordo e chiudo, Presidente, grazie per il tempo che mi ha dato in più. Allora, il 2009 dava uno schema rigido, dove tu non potevi muoverti.
va bene, se non facevi tutte le opere di urbanizzazione, le opere pubbliche. Oggi stiamo cercando di tenere, tra la 2011-2013 e questa, di tenere un regime, tra virgolette, più equilibrato, diciamo transitorio, ma se viene approvata questa diventa definitivo. Per cui dove si dice che il soggetto attuatore si prende la responsabilità, in quanto ovviamente l'amministrazione comunale in questi anni, nei precedenti 20 anni, diciamo così, non ha mai verificato, non ha mai collaudato, non gli è mai fregato nulla di quello che rimaneva, capito, aperto e appeso. E allora adesso l'amministrazione dice: bene, tu fai il progetto, tu te prendi la responsabilità, un altro soggetto, quindi un'altra, può essere anche un'altra società che lo fa, che fa questo lavoro, che fai la gara a nome mio, per conto mio, come soggetto giuridico, diciamo vero, esistente, perché mi devi fare l'opera di urbanizzazione per conto mio, e tu te prendi la responsabilità, tu verifichi, e se qualcosa non funziona c'hai penale e civile per quello che riguarda. Allora chiudo veramente dicendo: se il fine è quello di dire che questa cosa non funziona, per l'amor di Dio votiamo contrari tutti quanti, e ok se avete l'amministrazione comunale, perché alcune cose ci stanno bene, ma se dobbiamo fare la parte di quelli che comunque sia dicono che questa è migliorativa rispetto alla delibera Corsini, diciamo una grossa bugia, allora dobbiamo dire che quello che c'era prima è la conseguenza, è la naturale conseguenza del procedimento, e quindi non capisco perché ci sia tutta questa difficoltà. O siamo favorevoli al regime transitorio che diventa definitivo con questa nuova convenzione, oppure dobbiamo dire no, non ci sta bene, ma non possiamo fare il gioco delle tre carte. Grazie, consigliere Giuliano. Allora, vogliamo fare replica al consigliere Giuliano. Allora, altri interventi? Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Allora, passiamo adesso agli emendamenti. Allora, no, all'ordine del giorno, presidente. Emendamenti, abbiamo detto che... Emendamenti alla nostra delibera. No, l'ultimo giorno non ci sono. Sono emendamenti. Sono emendamenti. Stiamo... Non so se è così. Il direttore ha espresso i pareri adesso. Stanno trascrivendo i pareri. I pareri. Un attimo. Leggere. Sì, sì. Allora, se volete ve li posso leggere. Allora cominciamo un attimino dai primi due, così poi leggo il terzo. Tu stai pure l'altro, dai, poi li trascriviamo dopo. Beh, l'altro li legge. Li legge, poi dopo li trascriviamo in maniera. Allora, però dobbiamo capire quali sono i due. Allora sull'osservazione 1 e 2. Microfono. Ah, ma tanto si sente, la mia voce si sente. Allora. Scusate, allora sull'osservazione 1 e 2 e sull'altra osservazione sull'articolo 20 con l'audo ho espresso un parere, diciamo, non ho espresso profili, motivi ostativi sotto il profilo della legittimità. Ho scritto poi: le osservazioni proposte tuttavia sotto il profilo dell'opportunità andrebbero valutate anche sotto l'aspetto della compatibilità delle norme su tutto l'impianto della convenzione, perché c'è una filosofia di fondo che è stata sposata nella convenzione, che prevede tutta una serie di però insomma, qui a questo punto si apre una discussione tecnica, io non mi posso sostituire a voi sulla se volete, siccome è una materia che io ho fatto per 30 anni qualche cosa ve la posso anche dire, però non so se, cioè, tutte le altre norme che, cioè, ripeto, c'è un impianto, è stata sposata una filosofia che, se ho capito bene, dovrebbe essere quella di esternalizzare in parte anche alcune attività che comunque non comportano uno spostamento del livello della responsabilità anche del procedimento sotto un profilo generale, no? Nel senso che comunque chi realizza l'opera ha la responsabilità, cioè l'ufficio che realizza l'opera ha la responsabilità della sua gestione in tutte le sue fasi, quindi dall'affidamento all'individuazione del proponente e quindi anche nella fase dell'esecuzione, nella fase dell'acquisizione, quindi delle relative garanzie, non soltanto di tutta una serie di altre garanzie rinforzate e secondo me anche, posso dire, diaboliche, perché io trovo
secondo me sarà molto, molto difficile a un soggetto normale, tra virgolette, quindi che non sia un imprenditore forte, che non abbia delle garanzie solide, perché non è che le banche o le assicurazioni concedono una fideiussione che, se voi avete letto bene, dura anche oltre 10 anni, e per quanto riguarda alcuni aspetti della manutenzione 3 anni, che, scusate, non sono pochi. Sarà semmai un problema di mercato, cioè se c'è qualcuno che è in grado di assicurare e di fornire queste garanzie, perché chiaramente in casi di difficoltà nell'attuazione, secondo me, insomma, qualche problema lo creerebbero. Quindi le osservazioni sono perfettamente legittime, però chiaramente se accolte, chiaramente dovrebbero anche comportare anche una modifica in alcuni punti, che io adesso però non posso vedere tutto l'impianto, perché sennò la faccio io, insomma, anche di tutta la convenzione. Quindi questo per quanto riguarda, cioè, chiariamo che l'amministrazione non è che, io l'ho letta, non è che si spoglia delle prerogative, perché ad esempio anche il collaudo è vero che viene dato la responsabilità al privato, ma anche per una ragione, cioè il privato ne paga gli oneri, sia quello strutturale che quello tecnico-amministrativo. L'amministrazione, uno dei tre membri viene dato, no, questo per confermarvi che l'ho letta, uno dei tre membri è scelto nell'albo dei collaudatori di fiducia dell'amministrazione comunale che presiede questa commissione di collaudo, quindi gli altri due sono nominati invece dal soggetto proponente. Quindi che significa? Significa che chi sta dentro, essendoci tra l'altro anche una commissione di vigilanza che vigila anche durante l'esecuzione dell'opera, chiaramente dovrebbe dare una... Però è chiaro che i costi vengono esternalizzati, quindi l'amministrazione non paga più il collaudo. Il collaudo, così come tutte le fasi anche di affidamento, vengono spostate ed esternalizzate direttamente al soggetto proponente. Questo è più o meno, se avete qualche dubbio io ve lo posso spiegare, perché è la mia materia, l'ho fatta 30 anni più o meno. Per quanto riguarda invece l'osservazione sotto, ve leggo l'altra, sull'osservazione numero 3, quella sulla scelta, sull'opzione se fare una scelta della fideiussione bancaria o assicurativa. Comprendo bene che c'è un'esigenza di garanzia rinforzata rispetto a quella che è, tuttavia proprio per quello che ho detto prima, cioè che c'è un sistema vasto di garanzie che secondo me poche assicurazioni o banche si possono permettere di dare su impegni plurimilionari queste cose, quindi il problema sarà un problema di mercato. Tuttavia esistono delle norme di carattere sia nazionale che comunitario, quelle nazionali impongono l'accesso a dei soggetti predeterminati, che sono sia, possono essere sia banche che assicurazioni, cioè come dire, escludere o includere uno o l'altro potrebbe comportare quello su una lesione del principio comunitario della limitazione della concorrenza. Quindi questo qui purtroppo per me ho dovuto esprimere un parere non positivo. Se volete vi leggo la cosa, però io l'ho scritto qui, se mi date il tempo. Scusate, purtroppo, però insomma ho dovuto dire quello che penso. Posso dire una cosa, direttore? Io sono io che mi sono permesso che tirate in causa di parlare, però sì. Mostrare punto per punto. No, vabbè, non è questo, non l'ho capito bene. Limitiamoci. Ed è questo il mio mestiere vero. Limitiamoci. Se ho capito bene, direttore, il suo parere di regolarità tecnica, l'eccettività, per quanto riguarda emendamenti 1 e 2 c'è parere favorevole. Sono parere sì. Per quanto riguarda il numero 3 c'è un parere contrario. Sì. Sì. Allora. No, però articolati con un mio parere scritto, cioè non motivato. Allora. Riscrivere. Sì, scrivetelo. Allora. Scrivo 1 e 2. Allora, 1 e 2 parere favorevole, numero 3 parere contrario. No, devo riportare il parere scritto. No, vabbè, intanto andiamo avanti. Magari se il direttore allora, in commissione, presidente. Allora, acquisito il parere del direttore, andiamo alla
presentazione e discussione degli emendamenti. Allora, ripeto, sono emendamenti alla delibera municipale e non alla proposta di delibera nel Campidoglio. Va bene? Allora, consigliere Ciancio vuole illustrare gli emendamenti. Allora. Sì, io volevo rimarcare l'articolo 20, qual era quello respinto, numero? Articolo qual era? Articolo 25. Articolo 25 è 25, eccolo qua. Ecco. Se me li dà dove li ho scritti gentilmente così io posso illustrarli. Riporta nell'articolo comunque che la fiduzione bancaria si può fare. Io sono sorpreso dal fatto che noi vogliamo limitare. La delibera già di per sé lo propone, ma pone anche l'amministrazione comunale di scegliere quella assicurativa. Allora io mi dico, tra una polizza fiduciaria bancaria e una assicurativa, in quest'oggi qual è quella che garantisce di più la pubblica amministrazione? Quindi l'emendamento che io propongo è quello di, invece di dire dovrà essere scelta quella bancaria, visto che del resto l'articolo lo contempla, lo stesso articolo che adesso ho riportato di là, contempla proprio la necessità di scegliere l'uno o l'altra. È vero che gli istituti si fanno concorrenza, tutto quello che ha detto lei è vero, direttore, però a garanzia della pubblica amministrazione io sceglierei il procedimento più corretto. Poi io non capisco, la provincia di Roma è vero che è stata soppressa, la regione Lazio, quando fanno le strade, va bene? La ditta fa uno scavo, tra gli obblighi che ha per ripristinare deve consegnare una polizza fiduciaria in cui, se non fa i lavori, la intasca il comune. Nel caso in cui l'opera pubblica non viene eseguita, deve intascare, come dire, i soldi che un'assicurazione, un istituto assicurativo trasmette, perché ha accettato nell'atto. Ed è vero che la convenzione è completa, perché questa volta fa firmare anche l'assicurazione l'atto. Ciancio, forse lei sta facendo la presentazione di tutti gli emendamenti, giusto? Io sto facendo del primo quello respinto, visto che gli altri sono stati pareri. No. Lei deve fare la presentazione di tutti gli emendamenti, poi passiamo alla votazione per singolo emendamento. Cioè, non è che facciamo una discussione sul parere del direttore. Però mi scusi Presidente, io voglio capire, una volta, uno per uno, emendamento, primo Ciancio lo presenta, lo discutiamo e lo votiamo. Se no non si capisce niente. La prego, no, non si capisce niente. Allora.